Adesso c'è la certezza scientifica che il cadavere ritrovato il 31 gennaio in una discarica a Monte Carlo, nel lago di Alghero, è quello di Speranza Ponti, la donna di 50 anni di Uri, che non dava più notizie di sé dai primi di dicembre 2019. Ad accertare l'identità del corpo senza vita, trovato in uno stato di avanzata decomposizione, il test del DNA eseguito dai RIS di Cagliari è disposto dalla Procura della Repubblica di Sassari. Per l'omicidio di Speranza Ponti è finito in manette Massimiliano Farci, 53 anni di Assemini, fidanzato dalla donna. L'uomo era stato condannato all'ergastolo nel 1999 per l'omicidio di Renato Baldussi, motivato dalla volontà di rubargli l'auto fuori serie. Dopo aver scontato 20 anni in reclusione, l'uomo era in semilibertà e gestiva una pizzeria nel centro di Alghero. L'uomo è accusato di omicidio volontario, occultamento di cadavere, furto e utilizzo indebito del bancomat della donna. La versione di Farci è che Speranza Ponti si sia tolta la vita il 6 dicembre e che lui si sia limitato a spostare il corpo abbandonandolo in un luogo che la donna era solita frequentare. Una versione inattendibile secondo gli inquirenti che hanno fatto passare al settaccio del RIS di Cagliari la pizzeria, l'abitazione di Farci e quella dei genitori, l'auto, tutto alla ricerca di elementi utili alle indagini. Risposte decisive si attendono dai risultati dell'autopsia e dall'attacco effettuato sul corpo della donna. Per ora Farci rimane in carcere con la pesante accusa di femminicidio.